Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Oggi qui non abbiamo Francesco, perché Francesco è occupato con vari lavori, comunque gli facciamo tanti auguri, lo aspettiamo per le prossime trasmissioni, anche perché si sta impegnando moltissimo su internet, sta mandando messaggi e ricevendo, sta facendo un signor lavoro. Bene, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora, oggi abbiamo finito le trasmissioni sul mobbing e oggi cominceremo qualcosa di nuovo, naturalmente lo introdurremo. Prima però di cominciare l'introduzione vi ricordo una cosetta, vi ricordo che c'è la compilazione del modello 740, modello 101, modello per pagare le tasse, non è piacevole per nessuno tirare fuori i soldi e tantomeno è piacevole finanziare la Chiesa Cattolica. Pertanto chiedo a tutti quanti, quelli che sono in ascolto, se vi è possibile naturalmente di fare il possibile per firmare per lo Stato. Anche se lo Stato può non piacere, anche se lo Stato può farvi schifo, tutto quello che volete, ma firmate per lo Stato, cioè fate in modo che i soldi non vengano dati a Chiesa Cattolica. Dopo magari li ritorneranno attraverso altre vie, ma l'importante è separare le nostre scelte soggettive dalle scelte collettive, dalle scelte che può fare altre persone. Cioè io non finanzio la Chiesa Cattolica, beh, se poi lo Stato per i fatti suoi li dà, speriamo che cambi lo Stato, speriamo che cambi la linea e togliamo, separiamo la nostra azione da quella che è il finanziamento dell'orrore cristiano. E non finanziate nessuna religione, mi raccomando, cioè, ogni religione che c'è in questo, che c'è all'interno dell'8 per 1000, della distribuzione dell'8 per 1000, è sempre religione di possesso, è sempre una religione di sottomissione, è sempre una religione di verità. Pertanto mi raccomando, firmate per lo Stato, qualunque sia il modello di tasse che pagate. Dopodiché vi posso solo fare gli auguri. Detto questo, parliamo della trasmissione di oggi. Allora, la trasmissione di oggi si articolerà, prima di tutto, allora, io finito il mobbing mi prendo la teogonia, cioè ho fatto il lavoro sulla teogonia, sono fermo a Stige, cioè circa 400 versetti, il 400esimo versetto, poco più poco meno, e non so se riuscirò ad andare avanti mentre vi leggo quello che ho fatto finora. Sicuramente comunque quello che ho fatto finora andrà avanti per almeno 6 o 7 trasmissioni, e allora ho deciso di leggere il pezzo che ho fatto sulla teogonia e eventualmente mi fermerò quando non riesco più ad andare avanti perché non l'ho scritto, non l'ho preparato, e passerò ad altro. Il pezzo del Gesù di Nazareth, il bastonatore, lo farò al limite o dopo la teogonia oppure la sera quando ho finito Tommaso Didimo. Perché voglio fare la teogonia di Esiodo? È perché è uscito un libro da Einaudi che prende alcuni aspetti di quello che dico io, cioè alcuni aspetti sono simili a quello che dico io. Il libro non è ancora arrivato in edicola, mia moglie lo ha cercato però non l'ha ancora trovato, per cui è di imminente, uscirà da poco. Ci sono però alcuni articoli di presentazione del libro che sono apparsi sui vari giornali. Allora tanto vale che cominci a esporvi la teogonia. La teogonia, vi ricordo che è la gerarchia degli dèi, cioè è sempre stata considerata la gerarchia degli dèi, è sempre stato considerato quello che è un lavoro poetico tutto sommato, e in effetti Esiodo ha fatto un lavoro poetico prendendo però spunto da tutte quelle che erano le tradizioni e il pensiero religioso che in quel tempo confluiva lui, per cui non ha fatto altro che prendere le storie religiose e gli dèi, le leggende che c'erano al suo tempo, e ha trasformato questo ha dato a questo una sistemazione poetica che ci è giunta fino a noi. Naturalmente giungendo un lavoro fino a noi, un lavoro fatto da lui, ci permette di avere un'idea di quello che era allora e permette alla stregoneria di vedere cosa ha costruito allora e cos'era allora. Nella trasmissione di oggi
vi parlerò dell'introduzione, cioè dei tre pezzetti introduttivi che ho fatto alla Teogonia di Esiodo. E pertanto, se qualcuno gli interessa questi commenti sulla Teogonia, si può tranquillamente preparare per la prossima trasmissione, dove incomincerò la Teogonia vera e propria, cioè partirò dal caos e così via. Finito questo sulla prefazione alla Teogonia di Esiodo, passerò a illustrarvi una divinità particolare. Vi illustrerò quella che è necessità, cioè quello che era la visione di necessità che avevano greci e romani. Ed è importantissimo che ve lo faccia, perché spesso sfugge dalle persone che cos'è questa necessità. Cioè non ci si rende conto come necessità sia in realtà un divino che, pur non essendo un divino, cioè una coscienza divina, impregna però tutto l'esistente e costruisce l'esistente. Per cui vi parlerò di necessità. E dopo, per concludere in bellezza, vi parleremo un pochino di questi cavoli di segreti di Fatima, fatti un po' tanto per chiarirci cos'è successo allora, cosa sta succedendo e a cosa serve alla Chiesa Cattolica quello che sta facendo, la porcheria che sta facendo di questa roba. Bon, questo praticamente è il programma della trasmissione di oggi. Dopodiché andremo avanti un po' con notizie di giornali eventualmente e poi sentiremo qualche telefonata. Allora, la Teogonia esiodea. Io dico esioidea, invece esiodea. Inizialmente volevo farla come le stirpe dei titani, invece l'ho presa tutta quanta. Prologo. L'essere umano guarda se stesso, percepisce la propria esistenza come parte del fluire del tempo e delle trasformazioni. L'essere umano guarda le proprie mani con gli occhi imposti dalla ragione. L'essere umano guarda il presente mentre avvolge e delimita la sua ragione. In quel presente l'essere umano afferra i fenomeni e tenta di descrivere quanto ha fondato il proprio divenuto in un passato tanto remoto da escludere la propria immaginazione. Il poeta riveste di immagini e caratteristiche umane quanto non ha di umano, ma esprime caratteristiche presenti nell'essere umano e alle quali l'essere umano anela immaginandole alla massima potenza. Quelle caratteristiche gli esseri umani le individueranno nelle forze che produssero o con la loro presenza consentirono la formazione del presente, dal mondo della percezione al mondo quotidiano, dal mondo quotidiano al mondo della percezione. L'essere umano oscilla come un pendolo guardando le proprie mani attraverso le quali li trasforma l'esistente, raccoglie fenomeni e li descrive, raccoglie descrizioni e cerca il fenomeno all'origine delle stesse. L'uscita dalla coercizione non comporta necessariamente la libertà, ma una coercizione comprendente spazi maggiori, cioè inclusa in spazi maggiori. L'uscita da quella coercizione non comporta la libertà, ma una coercizione limitata in spazi maggiori. Non esiste l'uscita dalla coercizione, esiste lo sforzo per avere spazi maggiori. Questo sforzo fatto dall'essere umano e della coscienza di cui è parte si chiama libertà. Gli sforzi di ogni essere umano portano a libertà, di cui sono espressione, o portano alla sua distruzione. La scelta nella direzione è solo sua. L'immaginazione con cui la coercizione riveste il suo intuire porta in vicoli ciechi in cui l'energia di libertà che agisce per esprimersi nel soggetto, si esaurisce nel tentativo di dar forma, descrivendolo ad un immaginario inesistente. Per questo motivo, anche l'oscillazione del grande pendolo del giudizio umano, che va dal fenomeno alla forma e dalla forma al fenomeno, è attività di libertà che chiede all'essere umano di esprimerla nelle sue azioni, allargando i confini della coercizione educazionale. E questo non ve lo spiego.
prima di iniziare l'analisi a Teogonia, ho dovuto farmi alcuni appunti pseudo-storiografici, non proprio, però che mi servivano come punto di riferimento. E questi appunti dicevano: come ormai molti studiosi stanno dimostrando, la Teogonia esiodea non è invenzione poetica di Esiodo, ma ispirazione adattata alla cultura greca di tradizioni mitologiche medio orientali. Esiodo prende, infatti, da alcuni ultimi studi che sono stati fatti in Grecia, la religione precedente alla Teogonia, precedente all'orfismo, cioè più antica, erano religioni di tipo animali, cioè c'era il culto degli animali, un po' come gli indiani d'America, almeno questo dei ritrovamenti. Esiodo prende quanto gli viene alla ragione e con questo descrive il percepito. È il percepito che prende forma e rappresentazione nelle singole culture e riafferma la percezione attraverso la descrizione. La descrizione è l'imitazione della percezione. La percezione viene limitata e definita entro muri stretti per essere ammessa nella descrizione. La descrizione dovrebbe servire per costruire il gradino della scala della conoscenza e della consapevolezza, che, salita da altre persone, alimenta la loro percezione aprendo nuovi orizzonti. Invece la descrizione si fissa e imprigiona l'attenzione degli esseri umani. Esiodo prende quanto lo circonda e lo sistema attraverso la sua percezione o attraverso la percezione di quanto lo circonda. È ormai assodato che la sistemazione esiodea è influenzata da antichi racconti sacri diffusi nel Medio Oriente, sia per quanto riguarda gli Ittiti che fra i più antichi Urriti nel terzo millennio avanti Cristo. In questa teogonia ne abbiamo già parlato quando si è fatto una breve analisi dei vari paganesimi, quali prologo al Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. A noi interessa far comprendere come la teogonia esiodea è parte integrante del grande respiro religioso che da Babilonia attraversa l'Egitto, il Mediterraneo cretese, coinvolgendo tutte le civiltà antiche che trasformano il loro sentire in specificità culturali. Le civiltà antiche erano tutte legate l'una all'altra, anche se di una civiltà ci sono giunti frammenti, mentre di altre tutto è andato perduto, questo non significa che quella sia la civiltà centrale della cultura antica, significa solo che la sequenza dei mutamenti ci mette nelle condizioni di ricostruire almeno parte dei percorsi culturali attraverso i quali il sentire, quale percezione di fenomeni fuori dal quotidiano, negli infiniti mondi della percezione, è stato trasformato in forma per diventare parte di quella cultura e di quel pensiero. L'idea secondo cui all'inizio dell'universo ci fosse soltanto uno spazio vuoto è considerata un'idea moderna, ne parla Einstein e Born, tanto per un'idea formatasi attraverso una dura lotta per l'uscita dall'orrore in cui il cattolicesimo ha costretto il pensiero umano. E parliamo a proposito delle difficoltà d'analisi della teogonia. E questo l'ho scritto mentre stavo analizzando la teogonia, però vale sempre. Nella lettura delle immagini della teogonia si riscontrano vari problemi. Il primo e più importante è la temporalità dell'azione degli dèi. Gli dèi agiscono fuori da un tempo definito. Anche se la loro azione di generare fa apparire una conseguenzialità temporale, in realtà anche questa azione è fuori dal tempo. Quando Gaia genera Cronos, è un continuo generare di Cronos attraverso l'attività di Gaia. Gaia genera continuamente Cronos e continuamente Gaia dona a Cronos la falce con la quale imporre se stesso. Quando nasce Artemide, in ogni istante Artemide sorge dalle acque attraverso ogni essere che la manifesta, che la nutre e dalla quale trae nutrimento. Quando Prometeo ruba il fuoco della conoscenza agli dèi per donarlo agli esseri umani, ieri, oggi, in ogni momento un Prometeo ruba il fuoco della conoscenza per appropriarsene e far degli esseri umani compartecipe alle proprie scoperte. Noi possiamo fissare le divinità per un numero limitato di azioni relative al nostro interesse e ai nostri intenti, ma quelle azioni spesso sono la ragione d'essere delle divinità nei confronti dell'essere umano. L'essere terra posso viverla in relazione alla mia vita,
non sono in grado di vivere l'essere terra in relazione a se stessa e per tutte le determinazioni che esprime. Il fatto stesso che concepisca l'essere terra in relazione alla mia vita fa di me un Dio che riconosce un Dio e che è partecipe ad una relazione divina, Dio essa stessa, l'essere terra come madre, oggettività in cui l'essere natura si sviluppa. Questo essere madre da parte dell'essere terra è manifestazione continua di un modo di essere dell'essere terra in relazione all'essere natura. Era manifesta continuamente se stessa in questa relazione, da questa relazione si nutre. Da qui viene formulata un'interpretazione della dizione eterno presente. L'eterno presente altro non è che l'attività continua degli dèi nella trasformazione dell'inconscio, di cui Gaia è sostanza, in coscienze spinte da necessità prima e intento poi, che si manifesta attraverso la necessità d'espansione nelle stesse. Per dirla alla Bergson, un'attività creatrice di coscienza e consapevolezza continua, dove la vita altro non è che azione continua di creazione e arricchimento della coscienza, sia come quantità che come qualità. Questo è il motivo per cui l'analisi della teogonia non può rispettare una sequenza temporale, ma esprime immagini fuori dal tempo, sempre presente e sempre operative, e magari manifestazioni anche in situazioni diverse. Immagini che il poeta legge come vicende epiche e che l'apprendista stregone visualizza come processi di adattamento della vita, dell'intera oggettività all'interno della quale la coscienza si forma, si sviluppa e si trasforma. Il costruirsi e il perire delle opportunità attraverso le quali l'energia vitale, Gaia, ricostruisce la propria consapevolezza, costruendo le migliori condizioni possibili affinché la costruzione della consapevolezza continui ancora. Questa costruzione delle migliori condizioni affinché continui il proseguo dello sviluppo della costruzione della consapevolezza è ottenuto attraverso l'uso della volontà delle coscienze di sé, le sfide che costoro impongono alla vita, le necessità di adattamento che mettono in atto, la costruzione delle migliori condizioni affinché gli dèi possano nascere, avviene attraverso l'uso della volontà degli dèi esistenti e delle trasformazioni che mettono in atto. Anche se ho iniziato a lavorare sulla teogonia pensandola come un percorso lineare che andava dal nero Erebo al trionfo di Zeus, in realtà non è così. Il nero Erebo e l'ampio Tartaro persistono mentre Tifone affronta Zeus per spodestarlo, in contemporanea a Prometeo che inganna Zeus sulla qualità dell'olocausto del sacrificio, esattamente quando Artemide sorge dalle acque e Rea offre a Cronos una pietra mentre Eros si manifesta. Cioè, questi sono tutti fatti che avvengono ora, in questo momento. Tutto avviene in contemporanea. Gli dèi sono tutti presenti, ognuno avrà doni e lignaggio. Zeus a tutti apre le porte dell'Olimpo affinché nessuno sia escluso. L'Olimpo ci circonda e così gli dèi, la loro opera si manifesta in un presente infinito nel quale manifestiamo la nostra azione. Esiste un tempo in cui Tifone abbatterà Zeus, ma non è ora, non in questo presente. Questo presente manifesta gli dèi in cui Tifone viene imbrigliato sotto il vulcano. Questo presente manifesta Artemide che sorge dalle acque. Questo presente manifesta i figli di Cronos. Questo presente manifesta questi percorsi di formazione della coscienza di sé e della consapevolezza di questi dèi. Anche se mi sforzerò di dare una sequenza all'interpretazione della teogonia, in realtà questo non sarà possibile, perché nelle visioni il tempo, quale misura delle trasformazioni come noi lo concepiamo, non esiste, anche se esistono le trasformazioni, ma relative a diversi parametri. E questi sono i preliminari con i quali vado ad affrontare l'analisi della teogonia. E la teogonia inizia. All'inizio fu caos, caos inteso come ente indescrivibile da parte della ragione, uno spazio in movimento, un movimento che per la ragione diventa incomprensibile dal momento che per la ragione solo gli enti si muovono all'interno dello spazio. E lo spazio non è ente, ma contenente.
Caos per la ragione umana non è essere in sé, ma è soggetto in sé che contiene esseri in sé che si muovono. Lo spazio, afferma la filosofia illuminista, non esiste se non nella misura in cui gli enti lo occupano. Lo spazio non esiste in sé, non appare alla visione se non quando il veggente lo occupa. Eppure è da quest'idea che prende forma la teogonia esioidea, in quanto gli dèi altro non sono che manifestazioni della materia all'interno di questo vuoto. Dall'idea primordiale dello spazio vuoto allo sviluppo delle idee dello spazio in cui gli dèi agiscono, riempiendo quello spazio di cui gli dèi sono oggetti propri di quello spazio in quanto in quello spazio si dilatano. E da qui prende il via l'intera analisi della teogonia. E questo ve lo farò dalla prossima volta, cioè dalla prossima volta cominceremo a commentare l'intera teogonia. Anche se per il momento ho fatto solo 60 pagine di commento e non so se ci riuscirò a portarla avanti in maniera lineare fino alla fine. Io sono arrivato fino a Stige che rientra nell'Olimpo con i propri figli e che di lei Zeus fa il grande giuramento. Stige è l'odio, cioè è l'odio feroce che cresce dentro agli esseri umani, cioè io odio qualcosa, se io giuro sul mio odio, giuro su quanto è più disprezzabile da me e su quanto io impegno tutto me stesso per poterlo combattere, cioè se io giuro sull'odio è come se giurassi sull'intero me stesso, per questo Stige diventa di Zeus il grande giuramento. Comunque un po' alla volta faremo tutte le divinità della teogonia, un'altra impresa. Boh. Detto questo, passiamo a una divinità un po' particolare. E la divinità di cui parliamo è Necessità. Necessità, una divinità romana che viene accostata nella storia della filosofia alla greca Ananke. Proviamo un attimino a leggerci cosa ci dice un dizionario di Ananke. In greco, ananke, non so come si pronuncia, è la necessità. Non appare in forma personificata in Omero ed Esiodo, al contrario di quanto accade nella filosofia e nella poesia, tipo Parmenide, Eschilo. Comunque non si tratta di una divinità che sia oggetto di culto. Necessità non c'è culto per necessità. Vorrei vedere. Nelle teogonie orfiche, Ananke era spesso collegata o identificata con Dike e con Adrastea, e le era opposta a Tiche, la causa, la casualità, la fortuna. Nella Repubblica di Platone, Ananke è la madre delle Moire, ma questo non ci interessa più di tanto. Nell'Alcesti, Euripideo, il coro, dopo che la protagonista è morta al posto del marito, dice ad Meto che i suoi pianti non potranno resuscitarla. Il coro dice anche di non aver trovato nulla più forte di Ananke, nemmeno nei farmaci che Apollo ha dato ai guaritori seguaci di Asclepio, né nelle tavole orfiche ispirate da Orfeo. La dea Ananke è l'unica a non possedere altari né statue ed è sorda ai sacrifici. La sua dura volontà non si ferma davanti a nulla. Bon, questa è la descrizione di Ananke. A Roma Ananke è necessità. E Ananke a Roma viene necessità, viene raffigurata vicino alla Dea Fortuna, viene quasi abbinata alla Dea Fortuna, mentre invece qui diventa opposizione, opposta, e viene raffigurata con strumenti di morte, con strumenti di tortura. Perché? Perché a necessità non si può sfuggire. Cioè, tutto il mondo, come noi lo concepiamo, come noi lo vediamo in questo momento, nasce e si manifesta per Ananke, per necessità. Il primo movimento che noi dobbiamo considerare, che possiamo concepire, è il movimento degli atomi. Cioè, è un movimento di attrazione o di repulsione. Questo movimento di attrazione e di repulsione
è alla base di tutto l'esistente, cioè tutto l'esistente viene a costruirsi su questo processo di attrazione e di repulsione, che può essere atomi, particelle, anche infinitamente più piccole, anche particelle di energia vitale. Questo movimento è alla base di tutto l'esistente è venuto formandosi per sedimentazione sopra questo movimento. Questo movimento è necessità, perché gli atomi agiscono così per necessità, non per loro volontà, non perché loro scelgono, ma per necessità, cioè per una forza che è talmente forte alla quale nulla può essere opposto. E tutto quello che viene dopo, dal primo movimento atomico all'inizio dello spazio e del tempo fino ad oggi, non è altro che sedimentazione sopra questo movimento, cioè praticamente vengono costruiti i pianeti, vengono costruite le coscienze, vengono costruiti gli esseri viventi, viene costruita la natura, si trasforma tutto, però tutto si sovrappone a questo. Alla necessità, che è la prima manifestazione del movimento dell'energia vitale, quando una concentrazione di energia vitale diventa coscienza, somma la propria volontà. Cioè dice, io scelgo, io ho la possibilità di scegliere, ma attenzione, non può scegliere fuori da necessità. Necessità è rappresentata da strumenti di tortura, da strumenti di morte. Perché? Perché le scelte delle coscienze avvengono sempre all'interno della loro necessità. Io posso scegliere di correre, posso scegliere di mangiare certe cose anziché altre, ma non posso scegliere di volare. Perché? Perché la necessità che mi ha portato ad essere ciò che sono e le relative trasformazioni non mi hanno messo le ali, mi hanno portato a uscire dalla vagina di mia madre per ciò che io sono. Per cui tutte le trasformazioni dall'inizio del tempo, le prime trasformazioni atomiche, dall'uscita del brodo primordiale, non hanno fatto altro che aggiungere, sedimentare qualcosa sulla necessità iniziale. Questa sedimentazione, che a un certo punto è venuta anche attraverso volontà, attraverso scelte dei singoli esseri, attraverso mio nonno che è uscito dal brodo primordiale, attraverso tutte le trasformazioni della mia specie, non ha fatto altro che sommare qualcosa alla necessità da cui è venuto. Però è sempre necessità che si manifesta dentro di me, dentro il pianeta, dentro la luna, dentro ognuno di noi, dentro la formica, dentro gli asparagi, dentro le aquile. Qualsiasi cosa ha i propri adattamenti alle proprie trasformazioni, partendo dalla necessità, che è il primo movimento atomico, cioè è il movimento di attrazione e di repulsione degli atomi, che noi possiamo parlare di particelle di energia vitale, parliamo di spostamenti, parliamo di qualsiasi tipo, però è il primo movimento, e su quel primo movimento viene a costruirsi tutto l'esistente. Per cui qualsiasi cosa io penso, qualsiasi cosa io voglio, qualsiasi cosa io desidero, dovunque io vada, qualunque cosa io faccia, non è altro che una sedimentazione di cose attraverso la volontà, attraverso il volere nelle prime generazioni, ma prima ancora sopra al movimento, al primo movimento atomico. Cioè il primo movimento atomico, quella necessità, è alla base di tutte le trasformazioni seguenti, dove quando una formazione è diventata cosciente, consapevole di se stessa, nei limiti della sua oggettività ha potuto scegliere i migliori adattamenti possibili per quanto gli è stato possibile. Però è sempre una sedimentazione sopra la necessità che l'ha formata. Per cui le regole di necessità, le regole del movimento di necessità sono sempre alla base di ogni esistente. Quando la coscienza usa la propria volontà, mio nonno ha detto, sto nel brodo primordiale o non sto nel brodo primordiale? Voglio uscire dal brodo primordiale. Bene, lui ha fatto gli sforzi per uscire dal brodo primordiale, ma la necessità che lo ha formato è stata appropriata dalla sua volontà, ma non è stata modificata, cioè, è stata aggiunto qualcosa sopra. Questo aggiungere qualcosa sopra, generazione dopo generazione, ha portato me ad essere qua, voi ad ascoltare e le altre persone a fare quello che fanno. Però è sempre modificazione della necessità. Per questo necessità non può essere pregata, non si può avere una relazione, non si può chiedere, perché necessità agisce. Ed è un aspetto di volontà che non si può piegare a se stessi, ma noi siamo lo sviluppo di quello, e proprio perché esiste quello noi siamo ciò che siamo. Se quello non esistesse, noi non saremmo ciò che siamo.
è importantissimo conoscere questo. Perché? Perché è la differenza che c'è fra la filosofia finalista e la filosofia determinista. Cioè, ciò che spinge gli esseri a trasformarsi, a modificare, a affrontare la vita, è fuori dagli esseri, cioè è fatto da una volontà esterna, per cui da un Dio creatore, un Dio determinatore, eccetera, oppure è all'interno degli esseri. Ma se è all'interno degli esseri, occorre andare a definirla. Ebbene, anticamente è stata definita col nome di necessità, per cui la mia volontà di prendere in mano la mia vita, di scegliere al meglio la mia vita, non è stato altro che una sedimentazione, un ulteriore passo avanti di quella che è stata la necessità che mi ha fatto nascere. D'altronde, se voi smettete un attimino di pensare in termini di ragionamento, pensate, il feto non ragiona, il feto deve muoversi in una direzione, vedremo dopo come quella direzione è l'intento, ma è abbastanza irrilevante questo. Bene, ciò che spinge il feto a nascere, ciò che spinge il feto a crescere, sono dei meccanismi che non sono dati dal ragionamento, non sono stati fatti da una coscienza esterna, ma sono tutti all'interno del feto. Cioè non è la madre che decide, caro feto, tu devi essere in questo modo. No, i meccanismi che portano il feto ad essere ciò che sono, a parte adesso la biologia da laboratorio, le nascite artificiali, eccetera, ma tutto quello che è l'espressione del feto nasce da tutta una serie di meccanismi che la specie ha costruito precedentemente. Per cui la madre non dice tu feto devi stare 9 mesi nella mia pancia e dopo viene fuori, tu feto devi essere in questo modo o nell'altro modo, devi star bene, devi star male, devi crescere in questo in modo o nell'altro. Cioè sono tutti meccanismi all'interno del feto. Per cui tutto ciò che porta l'essere umano ad essere ciò che è, cioè ad uscire dalla vagina della propria madre, è fatto da meccanismi che sono tutti all'interno del feto. E come sono meccanismi fisiologici, come noi riusciamo a concepire che sono meccanismi fisiologici, non abbiamo nessuna ragione logica per affermare che dei meccanismi invece ideali, di pensiero, di sentimento, etici, morali, eccetera, siano, cioè, vabbè, a parte condizionamento educazionale, questo è un altro discorso, siano esterni. Cioè la mia energia è all'interno del feto, non è data esterno, cioè non è qualcuno mi dà l'anima quando io nasco, come dicevano i cristiani. Cioè sono tutti meccanismi all'interno del feto. Così la crescita di un individuo, i meccanismi di adattamento soggettivo dell'individuo sono tutti all'interno dell'individuo. L'oggettività in cui l'individuo vive stimola, manda fenomeni, costringe l'individuo a modificarsi. Per cui ricordatevi sempre questo, vabbè, dopo ognuno segue tutto il pensiero filosofico che vuole, ma necessità è il movimento alla base di ogni esistente. Nemmeno Zeus è fuori da necessità, nemmeno Giove, nemmeno Odino è fuori da necessità. Cioè necessità determina praticamente ciò che loro sono. Naturalmente loro hanno modificato necessità, perché hanno sedimentato talmente tanta roba sopra il movimento iniziale, che uno che se guarda in Dio dice ma io sono sicuramente creato di immagine e somiglianza di Dio, ma guarda che bello che sono, ma guarda che bravo che sono, ma guarda che intelligente che sono, mentre invece il can è stupido, sicuramente è mega fatto Dio. Beh, questa è un'imbecillità. Se non riesce a riconoscere le forze che da dentro se stesso premono verso l'esterno, e questo è ciò che separa il pensiero da un lato o da un altro lato, e questo è la base del paganesimo. Necessità è la base del paganesimo. Dopodiché c'è l'atto di volontà con la quale l'essere umano, con la quale gli esseri della natura, con la quale tutti quelli che noi consideriamo i viventi, determinano loro stessi. Naturalmente partendo da ciò che sono, non fuori da ciò che sono. Boh, spero di essere stato abbastanza chiaro. Se non lo sono stato, riprenderò ancora il discorso. E passiamo. A proposito, chi era oggi che mi ha detto che io non credo in speranza? Allora, facciamo anche con due paroline anche questo. Allora, per me speranza è una divinità. Il problema è che cosa significa speranza? Esistono vari modi per considerare speranza.
dal punto di vista cristiano, è la speranza in un ente esterno. Cioè, arriva Gesù dai nuvole, arriva a fine del mondo, arriva il Salvatore, ha da arrivare a Baffone, deve arrivare Godot. Cioè, è la speranza che un ente esterno arriva, ma questa è data dalla distruzione della persona. Cioè, la persona che non è più in grado di mettere in atto delle strategie di vita e di affrontare i problemi o le proprie disperazioni o i propri casini, spera che la propria disperazione, cioè la propria sconfitta nella vita, venga soddisfatta da un Dio. Cioè, se uno è sempre andato a pregare il prete in chiesa, cioè pregare Dio, pregare Gesù, e non che fosse il paradiso, lui è chiaramente stato fregato. Per cui lui spera che esista il paradiso, la sua speranza è che esiste Dio, che esista la fine del mondo, che esista il giudizio universale. Però è la speranza della sua sconfitta. La divinità speranza, speranza come divinità, è un'altra roba. Cioè, io metto in atto delle strategie per raggiungere un fine, per raggiungere un obiettivo. Per esempio, devo andare in guerra, metterò insieme i cannoni, metterò insieme le armi, addestrerò gli uomini, cercherò di avere le informazioni dal nemico, cioè farò tutte quelle operazioni per raggiungere un fine, cioè per raggiungere un obiettivo finale. Dopo che io ho fatto tutte le mie azioni, cioè tutte le mie operazioni, chiaramente non è che ho raggiunto l'obiettivo finale, so benissimo che esiste una quantità di variabili che io non conosco, e allora spero di raggiungere l'obiettivo. Ma il Dio speranza, la divinità speranza, non si nutre delle mie aspettative di raggiungere l'obiettivo, ma si nutre di tutti gli sforzi che io metto in atto per organizzarmi, per costruire, per raggiungere degli obiettivi. Questo è la divinità speranza, sono i miei sforzi che io faccio per raggiungere l'obiettivo. Non l'attesa passiva di Godot che mi arriva, che gara arrivare Baffone, che gara arrivare Gesù sulle nuvole, che gara arrivare Dio alla fine del mondo. Questo non è speranza, questa è manifestazione della disperazione. Speranza è io che mi sto organizzando per raggiungere un obiettivo e si nutre degli sforzi che io faccio per organizzare me stesso. Questa è divinità speranza. Dopodiché, chiaramente, so benissimo che lo sconosciuto è enorme e non tutte le variabili ne ho tenuto conto, per cui potrei anche fallire. Ma gli sforzi che ho fatto per conoscere, per organizzarmi, per raggiungere l'obiettivo, questo è l'essere Dio di speranza, non l'attesa passiva. Per cui i termini possono essere uguali, ma significare cose diverse. Stiamoci sempre un pochino attenti, Basta cambiare l'oggettività in cui i termini vengono messi dentro e le cose sono diverse. Detto questo, precisato questo, se ci sarà bisogno lo ripreciserò ancora. Andiamo invece al discorso là dei pastorelli di Fatima. Ed è un discorso, andiamo un attimo, cambio libreria. Ed è un discorso, dico, un po' pesantino. Perché? Perché è un discorso pesantino? Innanzitutto dobbiamo dirci una cosetta. Le apparizioni della Madonna fra i cattolici si contano a milioni. Ricordo che negli anni 50, che era la Madonna pellegrina, e vedeva la Madonna in giro per tutta Italia. Anche adesso che c'è un po' che gente, anche qua sull'altipiano di Asiago, vicino, che vede la Madonna, che tira fedeli a... Oh, ho visto la Madonna, mi dà questo messaggio, piange la Madonnina a Civitavecchia. Cioè, porcate del genere che ne sei a tonnellate. E una porcata non è che dequalifica qualifica un'altra, cioè non è che queste sono porcate, o la Madonnina di Civitavecchia è una porcata, mentre invece quella è Fatima è vero. Cos'è che differenzia le varie cosette? Le cose sono differenziate perché a Fatima ci sono tre ragazzini, cioè erano coinvolti tre ragazzini, e questi tre ragazzini sono stati abbastanza massacrati, cioè interrogati sulle varie apparizioni. E la Chiesa Cattolica, siccome ha trovato che questo era inoffensivo, mentre invece se sei il prete che hai 2.000 fedeli, 3.000 fedeli vicini all'alto piano di Asiago, quello chiede potere. Se sei il vescovo di Civitavecchia che ha Madonna che ha pianto fra le mani, quello come minimo che deve essere considerato un santo già in partenza. Cioè, lì sono delle cose che paghi ben di più che non incontrare ragazzini
analfabeti del Portogallo. In che situazione eravamo? Tanto era il 1917. Cosa c'era nel 1917? Forse qualcuno ormai si è dimenticato, no? In Russia c'era stata la rivoluzione del 1905. I movimenti operai in Germania, in Austria, si stavano organizzando. C'era già stata tutta una serie di pseudo-insurrezioni precedenti. C'erano lotte operaie piuttosto durissime con molti morti. C'è stata la rivoluzione, ripeto, del 1905 in Russia, la prima rivoluzione che ha buttato giù lo zar. Si stava preparando la rivoluzione del 17 e c'era la prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale con movimento anarchico, movimento socialista piuttosto forte, per cui tutta una serie di tensioni che si riversarono direttamente sulla Chiesa Cattolica. Cioè, ricordiamo il non interventismo dei socialisti nel 17, ricordiamo insomma tutto quello che c'era uno scontro durissimo, anche perché proprio in quegli anni si va a gettare le basi di quello che sarà il futuro ateismo, anche se farà una fatica terribile a venire fuori. A questi movimenti, che di solito la gente li capisce sempre un pochino tardi, li capiscono un po' prima i preti, e i preti avevano già cominciato da mo' a tuonare dai pulpiti, avevano cominciato a tuonare e a massacrare un po' i fedeli contro questi rossi, contro questi comunisti che si mangiano i bambini. Ora, a me non mi interessa niente che ideologia abbiate o non abbiate, siete comunisti contro i comunisti, con i socialisti, con i destri, non me ne frega niente. Io prendo atto di quello che era la situazione allora. E anche se io ho sempre avuto simpatie a sinistra e anche molto forte. E questi tre ragazzini sono stati praticamente, uso il termine massacrato perché dal punto di vista psicologico è più corretto, cioè è stato esaltato, stati esaltati. E in più ricordate che erano pastori, erano gente poverissima che non aveva nessuna possibilità di cambiare la propria situazione sociale. E ricordatevi che quando ci sono il passaggio dall'età puberale all'età adulta c'è un passaggio vorticoso dell'energia, cioè tutti i fenomeni poltergeist più o meno documentati avvengono sempre nel periodo puberale o prepuberale dei bambini, sempre, perché c'è un passaggio spaventoso di energia. Cosa è successo? Successo che probabilmente questi bambini hanno visto qualcosa, hanno assistito a qualcosa, probabilmente qualcosa si è anche manifestato e quel qualcosa si è manifestato nella loro visione sotto forma della Madonna. Spiriti neri ne esistono a tonnellate. Enfatizzare è facilissimo. In psicologia e in psichiatria, che sia mesimati manicomi nella fuori testa per questo motivo. E questi tre ragazzini sono diventati il simbolo per combattere l'ateismo. Perché? Perché se chiaramente appare la Madonna, è ovvio che gli atei hanno torto. Dunque, quei atei idioti che dicono che Dio non esiste, vedo che è apparsa la Madonna, sicuramente esiste. È chiaro il discorso. Questi tre ragazzini sono diventati automaticamente importanti. Hanno avuto finalmente l'attenzione del mondo cui agognavano e è stato alimentato questa enfatizzazione a valanga. Cos'erano questi segreti di Fatima? La Russia, la persecuzione della Chiesa e l'ultimo, ce lo dice Wojtyla, era io che sono stato ferito. Attenzione. Russia, persecuzione della Chiesa, lui ferito. È come se uno che fa il trafficante di schiavi venisse a dirmi, io sarò perseguitato perché verrò messo in galera. Cioè, uno che fa il spacciatore di eroina dice io sarò perseguitato perché spaccio eroina, perché è esattamente la stessa e identica cosa. E il fatto che questo sia stata un'operazione anti-atea non lo dico io qui c'ho solo tre articoletti ed sono presi da Repubblica del 15 maggio del 2000. Il cardinale brasiliano Araújo,
che ha concelebrato con il Papa Fatima, ha detto, un testamento spirituale contro l'ateismo del mondo. Semplicemente l'uso di questi tre ragazzini è stata una vera e propria operazione di guerra nei confronti dell'ateismo. Siccome il cattolicesimo non ha nessuna arma per combattere l'ateismo, siccome tutte le dimostrazioni dell'esistenza di Dio fanno pisciare addosso i polli, siccome non esiste nessun motivo per cui gli esseri umani si inginocchiano e si prostrino o distruggano la loro vita, e allora si usano queste scene da baraccone, si usano dei bambini per costringere le persone in ginocchio. Questa è l'unica realtà sostanziale del discorso di Fatima. Il fatto stesso che poi, attenzione, il cosiddetto terzo grande segreto, scritto da Lucia negli anni 40, guarda caso quando la guerra ormai stava arrivando, il comunismo baffone, poteva esserci l'invasione dell'Occidente, il Papa che poteva essere colpito ha scritto queste quattro cazzate, il discorso del terzo segreto rimbalza, rimbalza alla fiera del libro di Torino, dove c'è un convegno, no? Un Dio, e dice Vattino, un Dio che pensa di rivelare nel 17 che i cristiani sarebbero stati perseguitati e non parla della Shoah di 6 milioni di ebrei, è un Dio che non è credibile. Non lo dico io, lo dice Vattino, che è un filosofo cattolico. L'effetto Fatima alla Fiera del Libro di Torino ha il volto dello scetticismo dei teologi e dei filosofi radunati da Micromega a un dibattito sull'esistenza di Dio, ma anche il volto delle 100 copie del libro intervista ai testimoni del miracolo bruciato in 2 giorni nello stand di Ancona Edizioni, cioè in pratica vende, Tiraschei. Prima dell'inizio del dibattito con Cacciari, che di Fatima non vuole nemmeno parlarne, Gianni Vattino, che è cattolico, ripeto ancora, spara a zero. Quelli di Fatima sono i segreti di Pulcinella. Dice l'intervistatore, è un giudizio severo. Ma di quali segreti stiamo parlando? Che bisognasse convertire la Russia veniva in mente a chiunque. Che un vescovo bianco potesse essere oggetto di un attentato è un'eventualità. Penso a quei poveri 5 papi che hanno vissuto nel terrore. Cioè, lei sta cercando di rendere razionale un miracolo. Queste rivelazioni a posteriori, dice sempre Vattino, sono cose da saltimbanchi. Per cui che Wojtyla fosse un saltimbanco, non lo dico io, lo dice Gianni Vattino, un filosofo cattolico. I miracoli sono quelli sorretti dalle affermazioni delle sacre scritture, di rivelazioni a posteriori sono piene le religioni. Attenzione, dice sempre Vattino, 2 anni fa dell'elefantino di Gilgamesh, la statua dell'elefantino di Gilgamesh beveva latte, c'erano i testimoni degni di essere creduti. Questa vicenda di Fatima credo che imbarazzi i credenti più di chiunque altro. In realtà siamo arrivati a un punto in cui i cattolici sono costretti ad usare queste porcate perché non hanno altro a loro disposizione. Ha ingannato, truffato, bruciato, torturato, sodomizzato, distrutto, annientato l'intero genere umano. Sono responsabili di decine, centinaia di milioni di morti, di strage, in ossequio agli ordini del loro Dio. Non hanno altro che non queste porcate. Non gli è rimasto altro. Per cui Vattino può fare anche tutti i salti che vuole dal punto di vista ideologico e giustificare la propria soggettività, il proprio essere cattolico, il proprio essere cristiano. Però il cattolicesimo è ridotto solo ad una porcheria. E infatti non esiste altro. Per cui questo segreto di Fatima tanto pompato non era altro che un'invenzione, e anche piuttosto squallida, per dire vedete che Dio esiste, vedete che la Madonna esiste. Ed è veramente miserabile che delle persone vengano messe in ginocchio
con questi trucchi da pagliaccio, veramente miserabili. So, se qualcuno può dare a Wojtyla del pagliaccio, deve darglielo 100.000 volte del pagliaccio, perché uno che si riduce a costringere persone in ginocchio con questi trucchi da vigliacco è veramente... saltimbanco, ha ragione Wojtyla. Con rispetto per i saltimbanchi che fanno un mestiere onorevole. Bene, detto questo, e passiamoci a qualche altra notiziola, no? Passiamoci a qualche altra notiziola un po' più vecchia. Giovane uccide il padre, per lui ero indemoniato.